La tipo ha stupito fin dal suo lancio alcuni mesi fa, perché a fronte di un prezzo che definire accattivante sarebbe poco, perché parliamo di 12.500 euro per una segmento C, offre una dotazione e una qualità decisamente sopra le aspettative. Definirla low cost sarebbe quindi per lei un'offesa. Dopo aver debuttato nell'opzione 3 volumi, un tipo di carrozzeria che dalle nostre parti non incontra molto il gusto degli italiani, adesso arrivano le più accattivanti station e 2 volumi, come quella che ci accendiamo ora a provare. Alla guida la tipo è un'auto con una buona tenuta di strada, il rollio c'è ma non è mai eccessivo e ha il plus di una dotazione tecnologica davvero di livello. Ad esempio possiamo avere anche il cruise control adattivo che, seppur sempre più diffuso negli ultimi tempi, è un accessorio che siamo abituati a vedere solo sulle auto di categoria premium. Prevista anche la frenata automatica in città grazie alla presenza del radar. Discreta l'insonorizzazione della vettura, come anche l'aerodinamica è abbastanza curata e i fruscii non diventano mai eccessivi. La frizione si fa apprezzare per la leggerezza, mentre gli innesti del cambio non sono dei migliori e nella guida più sportiva la leva tende anche ad impuntarsi un po'. In alternativa si può però scegliere una trasmissione automatica a doppia frizione. Il motore è il top di gamma per la tipo. Si tratta del 1.6 multijet diesel da 120 cavalli che dispone di ben 320 Nm a soli 1.750 giri. Pieno e brillante, le sue doti migliori non sono forse la rotondità nell'erogazione e la silenziosità, perché a tratti risulta un po' ruvido e leggermente rumoroso, ma offre prestazioni brillanti con lo 0 a 100 in meno di 10 secondi ed una velocità massima a quota 200 km/h. Merito anche di un peso contenuto con soli 1200 kg che insieme all'ottima efficienza del multijet da 1,6 litro porta ad avere dei consumi particolarmente contenuti. Il dato dichiarato nel ciclo combinato è di 3,7 litri per 100 km, ma nell'uso reale si riescono a percorrere anche 20 km con un litro nella guida exurbana e circa 13 in quella in città. 4,37 m di lunghezza, il pratico portellone posteriore ed un look piacevole tra la nuova arrivata tra le tipo. A piacere sono anche i differenti dettagli rispetto alla berlina che avevamo visto qualche mese fa. Ad esempio i fanali posteriori che in Fiat definiscono a mazza da hockey. Anche davanti i fanali sono rivisti e guadagnano un profilo a LED per le luci diurne, mentre nella parte inferiore troviamo questo baffo cromato che rende il tutto un po' più piacevole. Si conferma invece la calandra con elementi cromati. Dentro stupisce per lo spazio. L'abitabilità infatti è molto buona e il bagagliaio offre 440 litri di capacità. Passando alla qualità percepita, la tipo stupisce certamente. Voi, perché conoscendone il prezzo molto accattivante, le aspettative non possono essere elevatissime, ma soprattutto perché la qualità dei materiali e le scelte a livello di design portano ad un risultato d'insieme molto positivo. Gli interni delle porte nella zona di contatto con le braccia sono realizzati in un tessuto gradevole al tatto, mentre le plastiche un po' più spartane e rigide sono relegate nelle zone normalmente lontane dalle mani. Ben realizzati volante, pomello del cambio ed altri dettagli come la parte alta della plancia. Degni di nota sono i comandi a rotella del clima, rivestiti in morbida gomma, molto piacevole al tatto. Sul fronte tecnologico si fa notare certamente il sistema multimediale U-Connect,
che tramite Apple CarPlay e Android Auto consente di collegare il proprio smartphone. È riconosciuto come uno dei sistemi migliori sul mercato non a caso. Lo schermo da 7 pollici HD è davvero bello, con una ottima risposta del touch capacitivo e semplice ed intuitivo nelle sue funzionalità. Non mancano i comandi vocali e le mappe possono essere allargate e ridotte con le dita come sullo smartphone, mentre ci è piaciuto il tasto per spegnere lo schermo, che quando non viene utilizzato spesso può distrarre nella guida. Osservandola nel dettaglio, è un'auto semplice da alcuni punti di vista, ma comunque ben curata. Ad esempio, la protezione dello scontrino posteriore di chiusura del portellone è presente quando in vetture concorrenti, anche più blasonate e di fascia di prezzo più elevata, manca. La Tipo in questa nuova configurazione, due volumi, 5 porte o hatchback, comunque la vogliate chiamare, parte da 15.900 euro ed arriva fino a un massimo di 22.000. È in corso poi una promozione che abbatte la soglia d'entrata fino a 12.500 euro, un prezzo davvero straordinario rispetto ai contenuti di questa vettura. Non lo è solo in assoluto perché si tratta di una vettura di segmento C, ma lo è soprattutto perché non siamo di fronte a una low cost. Ha una dotazione di serie già nei modelli entry level molto buona, con ad esempio il Bluetooth, i sensori di parcheggio, il climatizzatore, i cerchi in lega. Insomma, una vettura con una qualità molto superiore rispetto al prezzo che viene richiesto.